6 giorni, sono molto Sì, ci mettiamo. Allora, se ci mettiamo in una posizione, dato che siamo anche meno. Cesare, vedi un pezzettino di film, amore. Sì, sì, tanto mangia altri dolci. No? Mangia altri dolci. Allora. Allora, Alfredo, io saluto tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti quanti. Se vuoi iniziare, per favore, le mettete in posizione per vedere tutto il film. Guarda, ora c'è il film, eh? Carmela, ci vai io e noi. Ora, perché sei seduto lì? No, andiamo, vai, vediamo il film, no? Ciao, ci sei seduto, sì, te lo porto tutto. Allora dammi il mio, ma... Dopo, te lo porto. Biscotto? Vedrai, ma dopo, vai. Ora va a fare una cena, se no... Io faccio, ragazzi. Vai. Signori, si parte con il filmato. Sì, parte con il film. Oh, ciao. Sì. Ma il decano me l'ha dato. Me lo dai. Dopo. No, acqua di colonia. Acqua di colonia. Roma, perché è convinto ad avere di fronte persone, persone che come lui avevano due braccia, due gambe, due occhi, e avrebbe convinto, avrebbe detto questo è un tondo e gira, non sta fermo, eppure non gli hanno creduto. Perché? Perché aveva di fronte i sistemi, sistemi che arrivati alla massima potenza cercano di chiudersi per poter salvaguardare quel potere raggiunto. Il tondo di Giuseppe Tocchetti richiama proprio anche la terra, la circolarità della vita, si intitola Oceani d'amore, e c'è un lancio di messaggi di speranza attraverso gli arcobaleni dipinti. Intorno in gotico c'è scritto non abbiamo... Ha elaborato questa figura del Cristo da un percorso molto particolare. Egli aveva ritratto la figura del cappellone, della persona caduta nelle dipendenze, e questa persona poi caduta nelle dipendenze, il debole che viene sacrificato, è Gesù, è Gesù. E la madre amorosa attraverso l'amore lo raccoglie tra le sue braccia. Ed ecco il figlio di Remo Faggi, Marco Faggi. Come vedete c'è una proiezione verso l'oltre. Lui sacrifica diverse opere, dall'opera Uno sguardo dall'alto, scritta da Giancarlo Bianchi, una raccolta di grandi artisti, grandi poeti, tra cui c'è anche Carmelina Rotondo, un merito che ho avuto grazie all'amicizia che Giancarlo Bianchi ha verso di me e mi ha voluto inserire. C'è anche Lilli Brogi e altri artisti. Il libro che vedete è stato donato alla Misericordia e all'introduzione. No, perché è venuto ora Leonardo che doveva continuare le riprese iniziate. Allora facciamo una cosa, se non vi dispiace ragazzi. Sì, sì, con queste opere si conclude la serata, statemi vicino così riprende anche voi. Vieni Alfredo, un minuto. Ah, sì.
Allora, c'è Tommaso. Vieni. E voi venite, no? Ah, di qua? Sì, perché lui mi prende di qua, amore. Lì non riesce. Così poi intervieni subito tu e non sa. Ecco. Poi chiunque voglia dire una parola la può dire. Allora facciamo gli auguri a Carmelina e Cesare per i loro compleanni. Siamo qui tutti gli amici come ogni anno e speriamo che di ritrovarci anche l'anno prossimo. Questa è una speranza già. E anche prima, anche prima. Come desiderio. Anche prima. Speriamo di esaudire. E in questa bella serata il desiderio di vivere felici, ecco. Sereni, molto sereni, felici, anche alla ricerca della verità. È vero. E allora facciamo un applauso a Carmelina e siamo insieme. Se vogliamo spiegare le opere, viso stilizzato su tela. Sui petali ho inserito con il collage le foto di Carmelina e Cesare partendo dalla loro infanzia, le foto di famiglia, fino alle ultime foto realizzate negli ultimi 2 anni quando con Carmelina sono andata a trovare Cesare a Banfas. Ho scelto il fiordaliso perché è il simbolo, uno dei fiori simbolo di felicità appunto. L'altra è un'illustrazione ispirata ad una poesia di Carmelina ed è una manifestazione per il diritto di felicità, dove nello slogan centrale c'è appunto la poesia di Carmelina. La puoi leggere? O la leggi te, Marta? Non ci voce Chi la vuole leggere? Te, Patrizia. Vai. Carmelina. No, legge Patrizia, vai. No, più che altro vediamo se riesce a leggere l'ultima riga. Siamo tutti ciclabili. Davvero. E poi viene Elisa. E Jacqueline. La legge Nadia. Come volete. Se no Jacqueline. Che cos'è? La poesia. Non ce l'ho senz'altro. Allora siamo leggi, vai. Un essere umano, un cervello, un'anima, un essere umano. Con il cervello pensi, con l'anima rifletti. Come un essere umano provi pietà. Quella pietà che qualche volta ti impedisce di ideare il male e di trattare gli altri come nullità, conducendoli per le vie della dipendenza. Carmelina. Allora c'è Elisa, vieni allora, dallo studio. Questa è una fotografia che ho fatto a Carmelina nel parco d'arte Pazzagli e sopra ho inserito una poesia di Carmelina che gentilmente ci leggerà il professor Villani. Ecco. Dai che leggi benissimo. C'è una bella voce. Va bene. Quale sentimento più dell'amore può condurci alla luce? Oggi il sole, mi sono svegliata con la felicità di te negli occhi, nel cuore. Oggi il sole ti assomiglia. E proprio perché non dovrebbe essere vero, in realtà, mi sono svegliata con la felicità e sono diventata luminosa di te. Non devo assolutamente chiudere gli occhi. Bella. Proprio vero, la verità supera. Volete dire 2 parole, Jacqueline, da Marta? Forza, forza. Dite 2 parole, vieni Jacqueline. Anche Marta, che è sempre presente. Vieni, vieni Marta. Le 3 grazie, no? Le 3 grazie. Con la torre nel mezzo. Che spicca, com'è la visita? Se siamo insieme, tutto è possibile. Si può fare tutto. Prima o poi qualcosa si otterrà. Molto semplicemente voglio augurare a tutti voi di stare bene già da stasera in poi e ogni giorno bene, non soltanto l'anno prossimo, ogni giorno, ogni secondo della nostra vita. Dobbiamo stare felici anche quando delle
tegole ci cadono sulla testa, è importante accettare tutto, tutti noi ne abbiamo, dalla A alla Z, uguali tutti, qualsiasi razza, colore, artista o no, tutti noi sappiamo che possiamo, siamo di passaggio, è una cosa carina di stare bene, di essere felice. Io per me, passare così, stare con voi, anche se ho fatto un sacco di viaggi, un sacco di viaggi, sempre una cosa nuova, bella, proprio, questo è l'amore anche. Questo è l'amore, tutti bene proprio. Godere ogni momento. È il momento. Adesso ti complimenti perché noi dobbiamo prendere il treno. Dobbiamo tornare a Roma. Dai. Ah sì, perché loro vengono da Roma. Ciao. Buonasera a tutti quanti. A tutti ciao. Scusa, la maglietta è un'opera di Giuseppe Tocchetti, dove è stata inserita una mia poesia. Pregherei qualcuno di leggerla. Mi scosta i capelli. Ci presi una barca e decisi di mettermi in mare. Partii un giorno preciso, senza decidere la data in cui mi sarei fermato. Non c'erano in vista tempeste, il mare era calmo, il mio corpo e la mia mente decisi. Remo dopo remo solcai un mare dopo l'altro. Il mare mi accompagnava, il vento mi accarezzava, le mie braccia erano forti. Scese la notte e la luna non apparve, aveva lasciato il suo posto a migliaia di stelle. Remai ancora, pensai ed amai, com'era grande il mare. E la collana anni fa gli regalo sempre le mie poesie, quest'anno ha dedicato la collezione Orecchini e Collana a una mia poesia. La collana e gli orecchini, sì. Tommaso, chiudiamo con Tommaso che ci saluta per il congedo. Tommaso Puglini, colui che ci ha ospitato, e quindi. Malgrado lo studio piccolino, spero siate stati bene tutti. Molto. E la serata è stata bella, e piena di tante energie belle, positive. Belli. Speriamo nell'anno prossimo. Un abbraccio a tutti. Grazie Tommaso, grazie a tutti, a tutti voi. Facciamo la foto, venite qua, avvicinatevi, gli ultimi immagini, siamo fortissimi, perché tutti avevano un treno da partire. Allora ci siamo? Sì, guardiamo Leonardo? Io faccio la foto, faccio il video. Allora lei fa la foto. Io faccio la foto. Nadia, vieni. Nadia, facciamo una foto. Vieni. Ci fai vedere. Sì. Anche con la tua, sì, dai. Anche con Alfredo. Prendiamo un po' di libanese, che sono buoni. Non c'era. Grazie. Me la puoi fare anche con